Si è svolto a Ravenna il 26 settembre il convegno Tecnopolo Talks, dedicato a raccontare il centro di ricerca Ravennate e Faentino. All'assessore alle attività produttive della regione, Giancarlo Muzzarelli, abbiamo chiesto qual è il ruolo del sistema dei tecnopoli nella nostra economia. È un fatto estremamente importante che il sistema economico, le imprese, l'università e i centri di ricerca hanno cominciato a lavorare insieme, questo è il primo obiettivo. E soprattutto che le imprese hanno sempre di più investito sui tecnopoli, oltre il 40% delle risorse cominciano ad arrivare dal mondo delle imprese, perché cominciano a credere che il futuro si misura nella dimensione del cambiamento di modello di sviluppo, dell'innesto della green economy, della cultura, sempre più della tecnologia più avanzata, e in questa dimensione l'asse Ravenna-Faenza ci aiuta per sviluppare energia da fonti rinnovabili, l'idrogeno, l'accumulo, quindi la grande sfida è l'accumulo dell'energia fino ai restauri della cultura storica dei nostri grandi palazzi, dei nostri centri storici, restauro e materiali sostenibili, e quindi credo che anche questo sia un elemento estremamente importante, fino ai motori della nautica che devono essere più compatibili. Quindi è un processo di cambiamento e noi dobbiamo stare nel cambiamento, perché le difficoltà del nostro paese si misurano nella dimensione di far ripartire qui il lavoro, di rifinire ancora radici, ma soprattutto di avere e puntare nel mondo, avere uno sguardo nel mondo, ma stare nel mondo. Quindi gli assi di riferimento per noi sono molto chiari: sviluppare il sapere, la nostra cultura del fare, e soprattutto l'internazionalizzazione per continuare a crescere e continuare a dare opportunità in quell'asse tra imprese e lavoro, che per noi sono estremamente importanti e che fanno l'ossatura di un sistema regionale che si è messo in gioco e che vuole ancora misurarsi per sfidare il futuro. Quale importanza ha invece il Tecnopolo per il territorio ravennate? Gianni Bessi, vicepresidente della provincia di Ravenna. Siamo uno dei territori all'avanguardia e davanti ai processi del cambiamento. L'innovazione, la ricerca, il mettere in rete le conoscenze sono un punto fondamentale dello sviluppo non solo economico di un paese, di un sistema economico, ma anche sociale, comunitario e altro. Abbiamo un tessuto che sono le università, i centri di ricerca nazionali e altre società tutte in rete, che lavorano quotidianamente per raggiungere quello scopo che è l'innovazione nei processi produttivi e nei prodotti, e far incontrare domande e offerte, che in questo caso è il mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca e dell'innovazione dell'università. Il connubio, il germogliare di questo grappolo, che come si dice nei termini anglosassoni, il cluster di ogni territorio, porta chiaramente a questa importanza e soprattutto impegno che la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali hanno profuso fino adesso. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, nella prima fase si è parlato di 3 milioni di euro di ricerca e sviluppo messi in campo. Per una seconda fase abbiamo tolto una parte dei cosiddetti muri, quindi della sede fisica, per destinarlo ulteriormente alla ricerca, e quindi altri 3 milioni. Qui sottolineo il ruolo della Regione Emilia-Romagna, che ci ha per completare e integrare tutti i vari filoni di ricerca aggiunto altri 500.000 euro sul fondo della APQ, in modo tale che completassimo il lavoro che abbiamo messo in campo.